Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, è morto infatti all'età di 84 anni Giuseppe Pacileu. Veniva chiamato dai suoi coetanei Peppone, da appunto i suoi amati colleghi. Raccontò il calcio Napoli, ma non solo, per quasi 50 anni. Fu una firma storica, un inviato di punta della redazione sportiva del Mattino. Dei suoi 84 anni, più della metà li dedicò al giornalismo e alla sua famiglia, coltivando sempre di più le sue passioni, ossia la musica e la letteratura. Era una penna brillante, era un severo osservatore degli azzurri e della società. Fu sempre un passo avanti rispetto all'evolversi della cronaca sportiva. La tribuna stampa dello Stadio San Paolo, la sua prima postazione di lavoro, poi la sua scrivania in via Chiatamone, con il suo stile forbito, talora didascalico, che scriveva i 90 minuti di gioco, riuscendo a portare in modo ideale i lettori proprio sul campo, con la forza delle sue parole, della sua penna. Standogli vicino, ascoltando le sue attente e dettagliate analisi durante gli intervalli delle partite, sono cresciute decine di migliaia di cronisti sportivi della carta stampata e anche a livello radiotelevisivo. Il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove l'hanno assistito la amata moglie Bianca ed il figlio Angelo. Una camera ardente sarà allestita da domani, 26 gennaio 2016, nella cappella del Cardarelli. Per sua espressa però richiesta, non ci sarà alcun tipo di funzione religiosa. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la gentile visione. Il video termina qua. Se in esso fossero presenti delle risate, se me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Giuseppe Pacileu, vuole solo e unicamente informare eventuali persone nel rispetto degli altri.